Buonasera a tutti, benvenuti a questa live di Resident Evil HD. Ciao Lupari, e oggi continueremo questo grande titolo. Con me su Discord ci sono già degli amici e mi presento, c'è il mio grande amico Ewi, Nemo e Retro, che sono già su Discord. Normalmente buonasera a tutti, come sempre mi aiuterà un po' Nemo, speriamo che arriva anche Andrea Pippo, che lui può aiutarmi un po'.
e per continuare questo grande e grande titolo. Ciao Lubari, come stai? Ciao, ciao Andiamo a Lupari. iniziare subito, aspetta. Devi condividerlo su Discord, Duncan, per favore. Sì, aspetta che cambio schermata. Conosci anche il nostro carissimo amico retro. Ciao a tutti. Sì, l'ho già presentato. Retro che è il più giovane. Ecco, lo vedi? Sì, lo vedo. Dumbaghi? Hai detto Dumbaghi? Retro è giovanissimo. Load the game. È giovane come Dunk. Io c'ho il doppio suo, più 2, più 4. Quanti ce n'hai? 20 tu. 19. Ti avevi più 5 allora. Il doppio più 5. Ma andiamo a vedere. A mettere delle cose nella box. Perché? Ma questo lo posso togliere, no? Sì. Vediamo quali altri oggetti hai all'interno del baule magico. Niente più. Ragazzi, c'è Sicuro? qualcuno? C'è la TV o qualcosa? Perché si Vedi, sente. hai l'accendino, la Wind Ah, si Crest, sente. tutto hai, Duncan. Scusa, Cosa devo prendere adesso allora? adesso vai a ricordare che sta. No, no, quello lascialo, Duncan, ci servono. Faccio ricordare. Ah, allora, dovevamo andare. Aspetta, che sto cercando di ricordarmi. Dovevamo forse andare al piano superiore. Al piano superiore, per quale motivo? Forse dobbiamo mettere questo, il Win Chest, o cos'è cazzo è? Wind Crest. O Sì, no? però dove il Wind Crest? Lo prendo, che faccio? Vabbè, sì, per il momento prendilo, dai. E Metti a posto però. Eh l'accendino. sì. Ricarica il fucile. Ricarica il fucile anche. Puoi ricaricarlo anche senza entrare nell'inventario. Come? Non lo so. Lo ricarica il personaggio in automatico. Ah, ok, sì, ma almeno così è pronto. Sì, recuperi qualche secondo, in effetti. Allora, apriamo la mappa, Duncan, così vediamo un po' come orientarci. Mi senti? Ti sento, Harry. Io Dimmi. vi saluto tutti che vado a cena. Ciao, Ok, nella buona cena. continuazione. Ciao, ciao Nemo, ciao Dopo. Retro, ciao Ciao, Ciaccio, ciao ciao Nemo. Lubari. Ciao Ciao, Henry. ciao, a dopo, ciao. A dopo. Ma sì, l'ho aperta. Allora, non abbiamo più chiavi con noi, giusto? No, credo che le abbiamo usate tutte. Ok. Vabbè, dai, vediamo un po'. Chiudo. Andiamo. Sì, prova ad andare là, vediamo. Vai Qui. in fondo. Sì. Vai, vai, vai. Vai in fondo, vai in fondo. No, no. Sì, destra. Apri quella porta, vediamo. Perché mi cadono sempre gli occhiali? Guarda, c'è dell'erba. Me la prendo. Lascia, lasciala, lasciala là al momento. Esplora la stanza. Ok, apri quell'altra porta, dove ci Ma qui porta, non c'è anzi, dove ci niente. conduce. Niente. It's locked. Enable Ok. emblem helmet. Dobbiamo questo emblema che ci vuole. Sì, ci vuole la chiave con l'elmo. Che faccio adesso? Entro in questo.
No, 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 non ci interessa là, no. Passo da qui da là. Non decidi. Quella che preferisci. Mi sa che una è guasta, eh. E stiamo vagando senza nessun piano. Qui dentro ci siamo Sì, entrati. qui ci siamo stati. Un po' di calduccio oggi, eh? Sì. Qua ci siamo già stati, Duncan, ti Sì, ricordi? sì, sì. Ma dove cazzo devo andare adesso? Vieni verso la telecamera. Prova ad andare là. Qua se apriamo la mappa vediamo qualche porta, però sono... Va bene, ma dobbiamo recuperare la chiave prima, eh? Ma come si fa a prendere questa chiave? Allora, fai così, Duncan, vai dritto, vediamo. Qui? Sì. Vai là, ok. Prima porta, apriamola, vediamo dove ci porta. Which? Quale? Vedi? Quella di Eh? destra. Ok, vai, vai. Questa? Sì. Vediamo dove ci conduce, Faccio? Faccio? Vado dritto? eh. No, non torna indietro, Duncan. Vai, vai, vai. Torno indietro. Apri, apri, sì, apri. Questo è strano. Ok. Entro in questa. Sì. Strano, oggi Pippo non mi ha risposto. Beh, forse è impegnato. Allora, Qui aspetta, siamo. Duncan, aspetta, aspetta. Torna verso la telecamera, torna indietro. Questa porta qua, questa di metallo. Ok, puoi tornare indietro, non ci interessa. Uè, come sta, frate? Aspettate che vedo se Ok. mi ha mandato un messaggio qualcuno. Aspettate. Che faccio adesso? Allora, vediamo queste porte qua. No, 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 vieni verso la telecamera. Ok, quali delle due porte? Entro in Prova con questo. questa. Lui si dice bisogno del cazzo lì. Ok, vai l'ultima. E questo è bello. Sembra un po' stancino, eh? E qui dovevamo prima. Allora, io direi che dobbiamo però capire dove si sistema il Windcrest.
E che è sto Winchrest? L'emblema che hai all'interno dell'inventario. Ma qui ci siamo già stati. Vediamo, esploriamo. Eh sì, qui abbiamo preso la chiave. Uè! Ciao Emu! Ciao Emu! Ciao Emu! C'ho un po' di sonno, ragazzi, eh? Mi sento un po' stancino. Da dove esco? Da qui? Sì, vai, vediamo un attimo. Sento uno zoom. Attenzione, vento. No, sono dei corvi. Qua ci sono i corvi, ci sono i corvi, sì. Se gli sparo uno vengono tutti, no? Sì, lascio perdere. Provo questa. Ciao Reda Culo! Il nostro caro amico Radio Cuto. Qui siamo venuti all'inizio, guarda. Vai nelle porte in fondo, vediamo. In fondo qui. Dopo questa. Vai, vai, prova. Io qui ci sono già entrato, sto girando per niente, credo. E qui è dove abbiamo fatto lo spartito. Ecco. Oh no, questo l'abbiamo già preso, no, quello spartito. Eh? Nemu! Nemu! Nemu, ci sei? Ma che è successo? È caduto. Buh? Non sto capendo un cazzo. Duncan, mi senti? Sì, ti sento adesso. Ok, sì, ero caduto. Okay. Anzi, in realtà mi era arrivata una telefonata. Allora, sto cercando di capire un po' come sistemare questa Windcrest. Scusate ragazzi, ma tutto un tratto mi sta cadendo una stanchezza incredibile. Caffè. No, grande Lupari. Qui sotto ci siamo già scesi, no? Sì, sì. Ma che cazzo ho fatto? No, non dovevi uscire là, Duncan. Ho provato. Almeno ho ucciso il cane. Eh sì, ci sono i cani. Ma un attimo solo, Duncan, perché devo vedere un po' come fare. Allora, Duncan, vai al cimitero. Al cimitero sono già stato. Dobbiamo ritornare, però. Ma per andare al cimitero so da dove si passa? Da qui, se mi ricordo bene. Sì, vai. No? Se mi ricordo bene da qui, no? Sì. Vai, vai, vai verso le lapidi, Duncan. Scendo qua giù.
No, 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 Duncan, no, ci devono essere delle lapidi che hanno... Allora, che hanno un enigma da risolvere, alcune lapidi. Forse qui dentro Prova. c'è una porta qui dentro. Questo l'abbiamo già fatto, Sì. no? Allora non qui. Devo ritornare indietro. Aspettate che ho sbagliato porta, credo. Sì, è sbagliato porto. Maledetto. Sono inquietanti questi corvi. Beh, devo trovare delle lapidi, hai detto tu, no? Non c'è nome di descrizione, quasi qua su. Queste porte ci siamo entrati, dopo abbiamo uscito, credo, Sì, da dove siamo entrati, sì. qui. Allora. Esamina l'altra, Duncan. C'è Questo qualcosa? Quella a destra? niente. Niente? Strano. Io sono già sceso. Sì. Allora, Duncan, facciamo così. Torna all'ingresso. Ciao Brigel, ciao Bunny. Aspettate un po' che... Giusto un palazzetto, ok. Ma ritorno indietro, no? Noi abbiamo ancora una gemma blu, giusto? Sì. Ok, allora proviamo a vedere questa gemma dove la dobbiamo sistemare. Ciò sonno, miglia. No, dobbiamo trovare un cassonetto, Sì. no? E se il cassonetto è... Il baule meglio. Devo salire qua su. Allora, Duncan, fai così, ricomincia il gioco dal dove dal salvataggio. Sì, meglio così, così sono già vicino al baule, no? Fight your fears and survive.
Allora, prendi la gemma blu. Ok, e adesso esci. Ok. Allora, bene. Fai così, vai sopra. Vai a destra. Destra, verso la telecamera, verso la telecamera. Vai in fondo. Ok, adesso esci da qua. Da questo? Torna nell'atrio, nell'androne. All'ingresso proprio. Ecco, ma... Ah, oh, si è mutato. Ciao Marco, da dove? Entro qui? Sì, vai, vai. Ok. La conosci come le tue tasche, sta villa? Insomma. Allora, vai dall'altra parte. Ok, vai là. E sinistra, cioè destra, scusami, hai ragione, dove stai andando tu? Intendevo sinistra dell'inquadratura. Benissimo, quella porta là, esatto. Adesso vai al piano inferiore. Buonasera. Ciao Marco, buonasera. Ciao Marco. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera Marco. Beh, com'è andata oggi, Marco? Come al solito, stancante. Per fortuna stancante. Anch'io sono stanchino. Mamma mia. I tuoi colleghi hanno apprezzato le prelibatezze che hai preparato ieri? No, mica gliel'ho portate quelle, oh. Ah, ok. Dove vado? Mancan, verso la telecamera. Vai, vai, prosegui. Vai, vai, verso la telecamera, vai, vai. Apri. Quindi stamattina a pranzo che hai mangiato pasta alle farfalle, quelle che avevi preparato ieri. No, devo mangiare stasera perché oggi a pranzo una mozzarella, il melone e il prosciutto perché è troppo caldo. Ah, sì. Allora, Duncan... No, Duncan. Allora, torna verso la porta. Fino qui. Vai a sinistra. Ok, vieni. Dove sta il quadro, lo vedi? Gira a destra. Qui. Ci dovrebbe essere... Sì. Ok, vai nella porta a sinistra. Ciao, Shandru. Buonasera a te. E adesso posiziona la gemma nell'occhio della tigre. Eye of the tiger. Prova a vedere. Esamina. Ok, esamina il diamante. Mai dire. Ok, prova a sistemarlo, no? Ok, esce dall'inventario. Vediamo. Mi manca un altro, ma no. Mm-hmm. Ma da solo questi. Vabbè, sempre meglio di niente, dai. Ok, ora dobbiamo recuperare l'altro diamante. Ragazzi, secondo me così è muto sto. Tutti, eh? Questa roba, ragazzi, dai, eh. Che succede?
Dobbiamo Si è capire sentito però. qualche televisore da, non so, da... Ma tipo di urlo, non so cosa che era. Urlo. Allora, adesso vediamo un attimo dove andare, perché sinceramente non ricordo, avremmo dovuto prendere qualche appunto la volta scorsa. Noi abbiamo già preso uno dei due emblemi dell'ombrella, giusto? Sì. Ok. Quindi mi sa che questo non ci serve. C'ho un mal di testa, ragazzi. Mi dispiace, c'ho un mal di testa. Spero che la live non sarà meno di un'ora, perché ho un mal di testa incredibile. Beh, Duncan, se vuoi sospendere, riprendiamo la prossima volta. Continuiamo un altro po', dai. Risalgo su. Senti, sì, vai, torna. Torna all'ingresso, diciamo. E vediamo se si può prendere quell'emblema che abbiamo messo nel cancello, nell'androne. Ti ricordi? Quello dell'ombrella? Dov'era? Se non ti stai bene, stanco, fai le live tutti i giorni. Mi ha detto toccare la Ma perché? Perché Duncan è un professionista. O no, Duncan? Sì. Sono un super professionista. Esatto. Diciamolo. Dov'era quel Duncan è il numero blema che mi ha detto? Di che uno. cazzo? Allora, vai verso telecamera. Aspetta. Ciao Ricordi? Happy. Tancone, mi senti? Buonasera. Sì. Buonasera. Ciao Happy. Ciao Ivi. Ciao Duncan, ciao a tutti, come va? Un Insomma. po' stanchi, va bene. Un po' stancino, con un mal di testinos. Dove, Emu? Dove? Prima che Sinistra. spacco sto Vai, joystick apri in questa testa. porta. Apri questa Questo. porta. Sì. Ah, ti vedo che Ok. sei un pochettino stanco, Duncan. Vai all'ingresso ora. Duncan, ti vedo un pochettino stanco, tutto bene? Poco, tantissimo. Sono C'è mal di stanco. testa, c'è mal di Mal di testa. testa pure, mi è cominciato un mal di testa qui. Ok, vai giù, vai in fondo, Duncan. Giù. Va No, no, non sulle scale, no. Qua giù. Dietro le scale, dietro le scale, esatto. E qui ho già sono qui ho Beh, riusciamo a prenderlo? Prova a riprenderlo. Ma c'è un altro, lo devo mettere qui o no? Allora, premi la X, vedi che ti dice. Non è che l'altro che ciò si deve mettere qui, no. Qual è comunque qui in questa porta dove sei tu Ok, davanti ci vanno due emblemi prendilo. comunque. Prendilo, Duncan. Ok, adesso dobbiamo andare sempre a piano terra, però bisogna tornare un attimo indietro. Ti dico anche dove. Ah, questo qua ti serve per una porta che vai al Esatto. come si chiama? Alla casa del guardiano. Sì. Allora, Duncan, dall'altra parte? Da qui. D'altra. Ok. Vai là.
Vai nella porta piccola. Mamma mia, che musiche, che musiche. Sì, spettacolare. Ciao Aliot 76, buonasera. Ciao Aliot. Ok, apri la porta in fondo a questo corridoio. Questo corridoio è stato l'incubo di tutti. È vero. Vabbè, sulla PS1 è stato un incubo ancora di più. Sì, no, dico, ma ai tempi che non ti aspettavi una cosa del genere, minchia. Sì, veramente. Saggiavano i cani, sembra tutto bene. Mancano, scusami, sì, spostavano i cani per trovare le munizioni della pistola. Che cazzo, mi hanno preso. Aspetta. No. Quanti cazzo ci sono? Scappa, scappa. Ti ha preso da dietro, Duncan. Comunque questi di qua appena li uccidi devi dare fuoco, così almeno non diventavano più potenti. Boh. Saltato la testa e via. Vai, vai Duncan. Attenzione. Da qui entro. Posto. No, 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 non devi andare là. Vabbè, quindi. E lì esco se vuoi, non problema. E qui c'è. Sì, sì. Beh, lì è dove nella Gamer House Duncan installerà la sua Xbox. Allora, esatto. Duncan, vai in fondo per la finestra. Ho detto già la PlayStation. Farò il cesso grigio. Vai, vai, vai dritto, vai dritto, sì. Vai dritto. Che devi fare? Vai, vai. Qui, tu, qui. Vai. Qui non no, c'è. Duncan. Farò il cesso grigio, poi lo stemma della PlayStation sul coperchio. Apri. E verrà una PlayStation 1, il cesso. Sì, ma quando tirerai lo sciacquone si sentirà la musica d'avvio dell'Xbox. Duncan, vieni verso la telecamera. Facciamo un ibrido, facciamo. Comunque, per la PlayStation, per i tempi che era, possiamo solo ringraziare la Nintendo, ricordiamolo. Vai dritto, perché grazie al litigio tra Sony e Nintendo poi hanno fatto la PlayStation. Sinistra, ah, ecco, apri la porta. Quello. Ah, beh, col fatto che volevano fare la console, una console. Sì, volevano fare la Super Nintendo. Sì, deve essere solo un lettore di Super Nintendo, no? Sì. Poi Nintendo voleva tutti i diritti, la Sony non ci stava. Che allora la Nintendo. Ah sì, perché c'è anche quella console che ora l'hanno venduta come ibrida, tipo che valeva sui $1000. Era un prototipo di. Si chiamava Nintendo PlayStation, praticamente. Poi dopo la Sony voleva già uscire con la console. Il presidente diceva: no, è una cosa inutile, di qua e di là. Poi quando ha saputo che la Nintendo aveva chiamato la Philips per fare il supporto. Gli sono girate le balle e ha detto: boh, dai, facciamo sta console. Te capì? Poi alla fine la Nintendo non fece mai il supporto CD con la Philips, ma uscì quella specie di Philips CDI. E la Philips aveva i diritti per alcuni giochi tipo Zelda e Mario Tech, che erano delle merde incredibili proprio. Sì. Ma che c'è una cosa che luccica là, Duncan? Duncan, devi prendere. Devi sì, prendere ho sbagliato, scusate. No, quelli. Magari non l'avevi vista. Quelli tutto te li ho lasciati, Barry. Barry. Cioè, c'è la batteria sullo scaffale, Duncan. Eh sì. Devo prendere questa. Quella lì è la batteria da 9 volt. Sì, la batteria praticamente quando ti incontri con uno zombie, se non hai tipo proiettili e ti stanno per azzannare al collo, almeno li fumi. Allora, Duncan, prima di aprire la porta, vai sopra. Esplora questa zona tutta. Hai visto che c'era un'altra porta qua? Vedi, Barry ti ha lasciato qualche nota, qualche informazione, qualcosa. No, apri quella porta. No, quello no. Ancora è presto comunque, perché Barry o Wesker, mi ricordo male, dovrebbe lasciargli qualcosa. Questo viene dopo.
Quella quando gli lascio degli oggetti o un messo sul muro viene dopo. Ok, procedi con molta cautela qua, Duncan, perché ci sono i cani. Infatti, ecco. Maledetto. Vai, spara. Ma il gufo era nel gioco? Chi? Il gufo era nel gioco che si sentiva? Il gufo credo di sì. Ma che quello vecchio credo che ci sia. È fuori, qua fuori. Sì, è proprio fuori, sta, sì. No, fuori di casa mia, da qualche tetto, qualche civetta che fa. Non si capiva. Ok, Duncan, adesso esploriamo questa zona. Ricarica il fucile. Ma che bel giardinetto per fare un barbecue. La voglia. Esplora tutto, Duncan. Vediamo un po'. Già vedo Duncan in mezzo a quell'atrio con la barbecue a fare gli hamburger. C'è un pozzo che... E qua devi scendere, mi sembra. Mix, vedi, che ti dice? No, per scendere da quella parte hai bisogno di mettere la batteria sì. Per scendere giù. Che ancora dai, non... La batteria devi mettere là sotto e poi puoi salire con l'ascensore. Oh, madò. C'è un'altra porta qui. Mm-hmm. Aspetta che esploro un altro po'. E poi anche ai tempi quando lo giocavi non pensavi che poi la casa fosse così grossa, eh? Mm. Eh sì, questo è vero. Su PS1 io penso che sia molto più piccola. E voglia, perché l'avevo su GameCube e poi successivamente su PC la vedete come l'hanno allargata di brutto. Che è una vasca? Sì. Ma mi serve qualcosa qui? Sì, ti serve la manovella. Quindi non possiamo andare qua, Dante. La manovella devi già trovartela lì, da dove si entra dall'inizio. Da lì. Non l'ha trovata, Dante. Gli avevo detto di esplorare. Ci rivado. Non incazzatevi, ci rivado. Ma nessuno sta incazzando con te, Dan, tranquillo. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, Marco. Sì? Te ne vai, Marco? No, perché? Ha detto ciao, ragazzi. Ciao, Fabio. Ciao, Fabio. Era Fabio. Ciao, Fabio. Beh, dov'è questa cosa? Forse devo entri nella doppia porta e dovrebbe essere lì dentro da qualche parte la manovella. Qui dentro? Vai, prova. Prova, perché in un punto di questa stanza non ricordo. Piacere di ritrovarvi. Ciao Fabio, ciao. Prova a scendere per le scale e vedere in questa stanza. Ah, Duncan, leggi le indicazioni, vabbè. C'è questa che gira. Sì, però dobbiamo leggere le indicazioni, Duncan. There's a switch here. Press it, yes. Yes. Ma questo è un enigma, questa freccia che gira comunque. There's a switch. No. No, oggi sì. No. Allora, sì, fai l'enigma della statua dei tre caratteri test, sì. Vieni verso la telecamera. Leggi cosa c'è scritto là. Dove? Le indicazioni. Ah, qui, ok. Seem to be some kind of sign spot. Each direction is accompanied by a corresponding destination. North is valid destination, south can east is summit of madness, and west. Ci sono dei posti dove andare, no? Con dei nomi. Questi sono i punti cardinali che ci servono per risolvere l'enigma della statua, quella col Cerbero. Mm. Ok? Allora, siccome il segnavento che abbiamo là
e il sistema per muovere la statua, dobbiamo capire dove orientarla. Ora torna il tuo. Sì. Premi quell'aggeggio. Faccio yes. Yes. Sì. Ok, non fare niente, fai no. Ora dobbiamo capire dove orientarla. Allora, vai verso la statua. C'è un'altra qui, blu. Lo sapete che questa statua si rivede anche in Resident Evil 7? Però è sopra una porta, lo stesso segno del caso. Non ci avrò fatto caso. Allora, il Cerbero. Esamina le statue. Devi prendere le teste in Resident Evil 7 per aprire la porta. Ricordi, c'è un cane con tre teste pure. Ah, sì, ricordo. Che ce n'è un pezzo che la prendi quando ti confronti con Baker, con la motosega. Se non sbaglio, Duncan. Non mi ricordo, però sono certo che c'era una porta così. E c'è qui c'è scritto The statue with the blue eyes. Ok. Quindi dobbiamo comandarlo con il segnalamento blu. Sì. Aspetta, Duncan. Questo è quello rosso, no? Niente. Sì. Dai. Allora, cosa devo fare? Allora, quello rosso posizionalo su ovest. Switch, yes. Ovest, ovest, Duncan. Ovest, west, west. Sì, perché lui... Ecco. West, west. West, not est. Oh. West, west. Go west. Di nuovo la canto anch'io, go west. Bene. Ok, ora andiamo verso quello blu. Fai no, ok, vai verso quello blu. Ora vediamo un attimo in dove dobbiamo sistemarlo. Vai verso, allora un attimo di pazienza, vediamo. Fai dalla parte, fai verso est. È gelato, che faccio? Vedi un attimo verso sud. No, devono darsi le spalle i due cerberi. Allora devo farlo nord. Sì, forse sì, Duncan. Vedi? Ok. Adesso che faccio? Apri il cancello, perché hai sbloccato l'accesso. E così i cani ti danno il culo e tu puoi entrare, grande. Duncan, sei sempre un poeta. Non sparare, non sparare, per favore, non sparare. Calmo, tranquillo. Calmo, tranquillo.
Vai, fuggi. Ok. Ora quello che devi fare è trovare un punto per salvare immediatamente. Questo suono sinistro di catene striscianti. Dove vai, Duncan? Dove tu devi andare? Vedo se c'è qualcosa da prendere. Ho sentito qualcosa di strano. Le catene. Ah, c'è Francia-Germania adesso. È sempre dritto? Eh sì, il percorso è obbligato, mi sa. C'è una casa qui. Allora. Questa è la casa del custode. Custode Tannana. Attenzione, Duncan, perché aspetta, perché qui dovrebbe esserci? Mi raccomando, vai piano, Forse qui c'è un altro nemico, o magari un tentacolo di qualche pianta. No, tentacoli no, però c'è un nemico. No? C'è un nemico, ok. Sì, quindi c'è un nemico, sono tentacoli. Procedi con cautela, Duncan, eh? Vai. Cosa c'è scritto là? C'è una mappa. Ok, benissimo. Cazzo, non posso salvare. Vabbè, Duncan. Vediamo un po' dove andare, dai. E non c'è niente qui. Dall'altra parte devi andare. Vedi, vai dritto. Vai dritto che c'è un corridoio dritto. In mezzo, vedi quella mezza. No, non di là, dall'altra parte. Vai. Vedi, vai dritto là. Ok, il baule sta qua. Hai visto? Oh, meno male. Ora, deposita uno degli spray. Benissimo. E diciamo che per oggi va bene così. Come va Duncan? Mal di testa c'è ancora? È passato? Sì, un po' di mal di testa. Ma che c'è? Una family? Family picture. No, c'è ancora il mal di testa, ragazzi. Sì, ci fermi un po' per oggi. Così ti... Esatto, così ti riposi un po', sì. Tanto un'oretta l'abbiamo fatta. Ok. Va bene così, Duncan. Ok. Scusate, ragazzi, però... Sarà la stanchezza, credo. Ma sì, Duncan, non preoccuparti. Non ti preoccupare, Duncan. Se sei stanco, vai. Duncan, mangia qualcosina e poi vai a letto, Duncan. Ah, sì. Io intanto vi saluto, signori. Ciao Fabio, state lì che facciamo un per right a qualcuno. Va bene, Duncan, va bene. Ringraziamo tutti gli amici della chat e anche gli spettatori. Grazie per aver visitato il canale di Duncan. Tutti, ragazzi. Sì, ringrazio tutti, ragazzi. Andiamo a chi fa questo raid. Alla prossima, perché insomma ve lo dico, io torno in live stasera. Tra un po'. Ah, ok. Chi è che bella? Mi scusate. Ma fa sempre bellissimo YouTube, questo tuo canale, le cose che ci presenti. Su YouTube o su Twitch? Ciao Henry. Martissima. Io sono d'accordissimo, guarda, Susi.
cioè, se ci fosse anche lì da filmare da qualche parte. Fabio? Io mi associo alla tua brillante. Fabio risulta ancora collegato, però forse non si sente. Ah, mi sa di no. Fabio? Ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Io sì, sì, scusami, sì. No, è un canale Facebook. Scusate, vi parlo sopra, ma io non lo riesco ad ascoltare da Discord. Allupari! Dai, lo facciamo a questi che cazzo. Ciao Harry, ciao Harry! Ho visto adesso la chat. Lo facciamo a questi che carino. State lì che facciamo il ride. Vai Duncan, fai un bel ride. Porto a qualcuno che è molto carino. Duncan, riposati appena è finito la live, eh? Sì. Noi ci sentiamo domani. State lì che facciamo un ride.